Benvenuti a Compila, quindi va. Sono ancora mutato. No, adesso forse mi sentite. Dicevo, ho iniziato male perché infatti ho tutto disallineato, no, non riuscivo a far partire la webcam e quindi ho detto facciamo un tentativo di altro tipo, proviamo a far partire un programma dove si vede la webcam, io catturo il programma e quindi in questo modo riesco a gestirmela. Insomma, ho fatto un po' un escamotage di qualche tipo. Potrei anche spegnere forse una luce. Sì, è un po' troppo intimo forse, però diciamo che sono, sì, non c'è molto zoom. Però forse è meglio così che non quel contorno ambientale, tutto quel green screen simulato che fa tutte quelle cose un po'. C'ha più difetti che pregi. Quindi. Come la va, come la va? E quindi dicevo, non riuscivo a far partire questa webcam. Ci ho provato, ho riavviato, ho visto che non ce la facevo e quindi dopo mi sono arreso perché non. Abbiamo l'onore di vedere casa tua, beh, quella casa molto molto è un angolo, tra l'altro appunto questo dovevo portarlo via perché la giacca invernale direi che io spero che non debba più servire, quantomeno visto che l'estate ci sta mettendo un po' a partire. Aspetta che mi sposta anche il microfono, così là. Qui piove da stanotte, infatti. Anche qui c'è il sole, poi arriva uno scroscio di quelli che tira giù tanta acqua come quella di una settimana e poi via che riparte, quindi. Però ecco, con l'inquadratura allargata si vede se c'è ancora il mio aiutante che è andato, ci ha lasciato, è andato. Quando c'è il mio borsone della palestra lui dorme lì sopra. L'annusa, sente il mio odore, poi si lascia andare e niente, non esce più, come si suol dire. Ok, stavo pensando che se io mi attivassi questo programmino qui potrei anche fare qualcosa di... Che c'è? Ah, le notifiche di... Oh, c'ho anche il campo visivo, c'ho anche lo zoom... Potrei zoomare, ecco dai, così è un pochino più elegante forse. È un po' più intimo. Ti dirò, d'ora in poi uso questo programma che è più... Mi sembra più... Cioè l'immagine che balla un pochino, che flickerà, però... Adesso ho smesso, quindi... Si riesce a tarare un po' la... Poi, perché rimane tutto, mi fa vedere solo il pezzo, niente, speravo di fare una cosa più furbesca, ma anche il software ha i suoi difetti, purtroppo, mi devo... Ah, perché è qui che c'è il problema, ok. Aiuto, non riesco più a spostare. Non riesco più a spostare la... Ok. Adesso mi si dovrebbe vedere solo in parte. No, ma così vengo zoomato. Sono troppo esagerato così. Niente, dai, dovrò
dovrò accontentarmi di questa visuale, tanto poi per quello che conta, come dire, non è un grosso problema. Devo solo tagliare le parti che non c'entrano nulla, poi dopo... E dai, più o meno è quasi a posto, quindi... Deve essere meglio, ma... Bene, eccoci qua, una nuova live anche stasera. Ero un po' titubante perché domani mi alzo presto, devo tornare a Piacenza per un altro Delphi Day, no, sto scherzando. In realtà una trasferta a Piacenza per un corso e quindi... Già che ci sono, sposto, anzi tolgo questo così non mi dà più fastidio che ce l'ho qui in testa, per un corso, e quindi dopo esserci stato la settimana scorsa per il Delphi Day su cui abbiamo fatto, no, la settimana prima, sono già passati, no, quanto è passato? Era, no, martedì, mercoledì, sì, la settimana scorsa, sono veramente ubriaco, anche se non è ancora venerdì, ma poco ci manca, cioè domani sono già ubriaco. Dovrò tornarci per fare questo corso, un corso su JavaScript all'interno di PLC, quindi una cosa, come dire, molto molto particolare. Stavo guardando se... no, ok, siamo a posto, basta scasinare sulla webcam, che va bene così, anzi d'ora in poi la tengo così che è meglio. E, per cui, però vabbè, le 11 e mezza si stacca, si finisce, quindi diciamo niente di impegnativo. E siccome volevo fare una cosa su Delphi per cui mi servirebbe leggere dei file, ho detto vabbè, facciamo una live dedicata all'esplorazione del file system, in realtà molto molto easy, poi l'obiettivo è riuscire a leggere qualcosa. Poi avevo già delle indecisioni su quali strumenti utilizzare, sicuramente è una cosa che spesso capita di aver bisogno, perché comunque se si lavora a stretto contatto, sai cosa c'è? C'è forse una luce, è la luce qui che è un po' scuretta, no, così sembra. Devo trovare un equilibrio, perché ho una luce qui sulla scrivania, però sembra quasi, adesso sembra, sai quando la luna, quando c'è il lato, l'ombra, c'è un'eclisse che la espone, non riesco a trovare il modo di, vabbè, ho già capito che questa è una live che è sfortunata, speriamo che non sia troppo sfortunata, e quindi ho messo la luce proprio in una maniera, sì, mi abbronzo e tra l'altro rifletto proprio la luce con la pelata, vabbè. E ho praticamente tutta la, secondo me se la spengo la cam mi inquadra di più. Aiuto, che è successo? Cosa sta facendo? Stasera ci sono i software che vanno per conto proprio, ho spento la luce e mi si è spostata la... Ma anche voi vedete tutto... No, stasera, cioè, ci sono i poltergeist, dai, è impossibile che... Meglio spenta, ok. Io la spengo pure, diciamo che sono un po' di glitch perché adesso mi trovo la schermata praticamente dimezzata, non so se sono io oppure se la vedete in live anche così, spero di no. Ma mi trovo tutto deformato e non capisco come mai. Vabbè che faccio presto a vedere se in live si vede bene, vado qui, vado a vedere sulla live. Così va bene, quindi in live mi si vede bene, allora è solo l'anteprima che fa un po' schifo, non lo so. Stasera succede di tutto. Impressionante come... No,
in live mi si vede bene, quindi boh. Beh, ecco, ne approfitto per... per farmi gli auto auguri di buon anniversario di affiliazione, perché... no, mi vedo malissimo. Perché c'è la luce del video, ma... un po' va, un po' viene. Adesso chiudo perché mi ruba anche banda, quindi non vorrei che... perché sono, direi, 2 anni. Adesso mi viene un dubbio, 2020, 2021. Non sono sicuro se faccio 2 anni o 3. No, sono 2 anni, dai. Saranno sicuramente 2 anni di affiliazione. Oh, veramente, OBS stasera c'hai qualcosa che non va, eh? C'hai... ecco, adesso è tornato normale, ma scemo, proprio scemo. Va bene, lasciamo stare OBS, che se non lo tocco, perché poi va a finire che succede qualcosa di peggio. E no, in effetti dovrei trovare il modo di spostare questa luce dall'altra parte, ma tanto che ci siamo, lasciamo così e siamo a posto. Quindi mi festeggio anche l'anno di affiliazione, poi... bisognerà fare un compleanno ufficiale del canale, però vabbè, quello lo faremo in futuro, via. Faremo una live speciale a tempo debito. Quindi parliamo di esplorare file system. Quindi l'obiettivo sarebbe, per introdurre un po' l'argomento della serata, fare un programmello che, data una cartella, mi verrebbe da dire, o un insieme di cartelle, potrebbe essere più di una, quindi ci consente di scandagliare le cartelle e i file che ci sono dentro alla ricerca di file particolari. Perché una cosa che mi sarebbe piaciuto fare era una sorta di indicizzatore di progetti Delphi, cioè qualcosa che, leggendo da diversi percorsi, perché magari può essere che io abbia più percorsi o meno, ho dato un pattern di sorgenti, mi vada a leggere questi file, e la cosa carina poi sarebbe farci qualcosa sopra, ovvero ad esempio scandire i file di Project, Delphi Project, andare a aprire il file e catturare, non so, il titolo, qualcosa delle meta informazioni che ci stanno all'interno, perché l'obiettivo sarebbe poi, a parte usarlo come programma che può essere utile, sì, una sorta di multi-commander, che io dovrei avere ma che non vedo più, non so dove è finito, che di solito mi faccio dare una mano, a multicommander, ha qualcosa di questo tipo, sì, è vero, non mi ricordavo, ma ce l'ha, si riesca, come dire, a leggere delle informazioni, poi magari con un doppio clic far partire, boh, che ne so, qualcosa tipo un... ah, è passato... che succede? Oh, l'emoticon del follow, la prima volta che la vedo, quella nuova. Però non leggo, perché fa cosa con la chat. Ah, Vincenzo, ciao! Ciao, compila! Dovete sapere che in altri canali, quando vado a giocare, il mio nickname è Copila. Ieri sera, tra l'altro, l'ho giocato in live con Toca, che è un toscano che diciamo che bestemmia abbastanza, però mi fa troppo ridere. Abbiamo giocato in live assieme, ho preso un po' di insulti all'inizio perché non riuscivo a collegarmi a Discord, e quindi a forza di aspettarmi si è spazientito, e aveva ragione, perché non riuscivo a entrare nella stanza giusta, e quindi ti seguivo solo da Cell, che ma nessun problema, tanto poi in realtà, facendo un argomento particolare, perché siccome non porto giochi io sono un po' settoriale, quindi giustamente. Ciao Sandro, sto leggendo la chat, è sbagliata, che è più piccola, e io non faccio fatica anche a leggerla, che potrei invece leggere, esatto, la chat più grossa.
quindi nessun problema, cioè io vi seguo tutti. No, forse, però tu non streami. Streama Nico, streama la Dana, che dovrebbe essere in live tra l'altro, quindi dopo magari facciamo un raid se siamo in un pochino, che dovrebbe fare il gioco di Killer Frequency, che è un bellissimo gioco anni 80, dove fa il DJ e ci sono le... È attualmente in diretta la seconda giornata dell'evento organizzato in Baccadero, c'è anche su Twitch. Lo so, hanno fatto il canale dopo di me. Imbarcadero. Sì, ho seguito un pezzettino l'altro giorno, poi sono la sesta ora di diretta. No, io ce la potrei fare, cioè 4 ore con Maurizio posso farle 6 ore. Lo precisavo perché magari uno potrebbe dire sì, le hai fatte con alla notte, e quindi no, diciamo che mi interessa l'argomento, però lavorando di giorno non ci ho provato, ma non riesco a seguire. Io sono un po' scuro, adesso provo bilanciamento del bianco, che non è la luminosità, quindi non c'entra niente. Se mi tirassi su un po' la luce, questo cos'è? Ah, too much. Troppo. Meno colore, meno colore, meno saturazione, meno... Comunque più ritocco e peggio è, quindi vabbè. Adesso sembro viso pallido, ti sta ingannando. Vabbè, mi sa che qui più lo tocco, più peggio danni faccio, quindi non sono riuscito a seguire né ieri né oggi. Ma come hai detto che sei alla sesta ora di diretta? Ah, loro sono alla sesta ora di diretta, giusto? Sì, sì. Sono sia su Twitch che su YouTube, che su... No, seguite anche il canale di Imbarcadero, anche se fanno proprio streaming solo in queste occasioni, mentre io vorrei vederli tutti i giorni fare tutorial, una manetta su Delphi, anche se in inglese, però quantomeno sono riuscito a peggiorare la mia immagine. Ma adesso vado sullo schermo, così divento piccolo piccolo e non... Sì, sì, ho capito... Sono, non io sono, ma loro sono alla sesta ora di diretta. Sì, partono nel pomeriggio e fanno... E tra l'altro, 2 giorni di conferenza piena su Python e Delphi vuol dire tanti contenuti, quindi una cosa sicuramente interessante. Non vorrei che con tutta questa cosa però cominciassero, cioè alla fine, il fine, cioè quello che succede magari che pubblicizzano troppo, cioè... Praticamente fanno pubblicità a Python e tutti quelli che usano Delphi finiscono per usare Python. Ma no, perché comunque per l'interfaccia utente mi spiace, ma anche lì c'è ancora molto da... Deve ancora mangiare, come si dice, no, c'è un termine un po' più scurrile, ma diciamo dei crostini di pane, come si dice dalle mie parti, per non essere appunto volgari. E quindi io inizierei a scrivere un po' di codice, che dopo così andiamo a letto presto, non facciamo troppo tardi, anche perché io devo andare a letto presto, e quindi mi ero preso un link dove c'era un'implementazione, quindi, e dicevo, tornando all'argomento live, aiuto, che è successo? Tornando all'argomento live, l'idea era appunto quella di cercare questi file, se possibile, ma questo in un secondo momento, leggerci qualcosa all'interno, per, è vero, potrebbe essere anche voluminosi, quindi potrebbe essere una cosa fatta magari in 2 tempi con 2 thread, non lo so, qualcosa del genere, si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, come diceva Renato Zero, e poi farli vedere all'interno di un control list che non lo uso, l'ho usato in alcuni contesti ma non l'ho usato tanto e volevo, come dire, approfondirlo un po' di più. L'obiettivo sarebbe fare un browser per progetti Delphi, che in realtà qualcosa in giro mi sembra che ci fosse, però non mi ricordo se faceva, vabbè, sicuramente da qualche parte un po' di codice lo si trova tranquillamente, quindi c'era sicuramente qualcosa che leggeva il file, metteva l'estensione per Windows e ti proponeva
in base alla versione che c'era scritta con quale versione di Delphi lanciare tra quelle installate, che era una cosa già carina. Cioè leggeva dentro, vedeva personality, vedeva la version e ti diceva, poi nel registro sapeva quali versioni Delphi erano installate, diceva vuoi aprirlo con questa, questa, e tu sceglievi, ti diceva qual era quella specifica, e poi tu volendo potevi aprirlo anche con qualcosa in più. E quindi quello poteva essere un punto di partenza interessante per andare a leggere i file, anche se sapendo che sono XML presumo che le cose riusciamo a leggerle senza problemi, cioè andiamo brutali, leggiamo le formazioni e basta. Quindi per cui ho già lanciato Delphi, perché stasera questo computer è lento, non so che cosa abbia, ce le ha tutte, e quindi non so, sarà problema di aggiornamenti, qualcosa di questo tipo. E iniziamo a scrivere il codice. Adesso recupero quel link che ho trovato, che era particolare perché faceva una sorta di cioè andava a scandagliare i file, però invece di usare, io l'ho sempre fatta con la ricorsione, usava un ciclo iterativo che è più importante, e quindi e nel frattempo ne approfittiamo per ripassare un po' le funzioni di accesso ai file di Delphi per qualcuno che può magari averne bisogno, e quindi io fare un approfondimento. Vediamo codice. In realtà potrei, come dire, usare ChatGPT e quindi che farei anche prima, ma allora facciamo una cosa, mi tengo questo codicillo che ho trovato, quindi in realtà faccio una sorta di, vabbè, non voglio fare copia e incolla, però mi ricordo, anche perché molto spesso c'è una cosa che io non che trovo negli esempi che non viene in realtà fatta mai, che nei codici che trovo che usano le funzioni quelle un po' più vecchiotte di Delphi per cercare file, la find query, come si chiamano, che non fanno mai la find close o non entra i finally, quindi una cosa. Allora, cambiamo intanto lo schermo, vediamo se sono un po', ma no dai, mi si vede tutto sommato, quindi allora vado in, iniziamo a fare l'applicazioncina, fare una bella Windows application, per me VCL, perché l'obiettivo, vorrei spoilerare, però vabbè, lo spoilero perché tanto non è una cosa, in realtà probabilmente sarà più complicata quello che facciamo stasera, cercare i file, che quello che l'obiettivo finale. Sarebbe interessante fare un'estensione per Delphi da andare a mettere qui nella welcome page, cioè fare in modo quindi che quando uno apre e c'è un'estensione, c'è un riquadrino, ok, dove tu metti in edit layout, vai a trovarti il tuo plugin qui fatto da noi in live, direttamente in live, come si dice, in game, come dicono i gamer qui, e quindi grazie a questa finestra vedere i plugin disponibili, get it, io questi li elimino sempre perché quando sono fuori rete lascio solo create new e open recent, che sono anche più comodi. Trovarci il nostro, nelle opzioni cosa c'è? Ah, lo sfondo, ok. Close welcome page when opening a project. Sì, perché non è spuntato? Ecco perché mi rimane sempre, mi sembrava di averla spuntata l'opzione. Quindi avere qui il nostro plugin, trascinarlo, metterlo qui dentro, e quando apriamo Delphi abbiamo un indice su quelli che sono i file. In realtà sarebbe bene che tutti i file che troviamo li andassimo poi a cacheare in qualche modo, come si vuol dire. E così diciamo li puoi, come dire, refreshare, fare refresh on demand, e cioè quanti temi in inglese puoi fare, aggiornamento su richiesta. Okay. Usiamo un po' di italiano, via, che sennò poi ci fanno la multa il governo. No vabbè, quello era un argomento che era stato travisato, e io però devo trovarmi una luce da streamer di quelle professionali, perché non perché debba apparire più bello, però così, cioè sono praticamente al buio, e quindi dovrei trovarmi una luce da attaccarmi qui. Vabbè, la prossima volta migliorerò la resa nella cam, diciamo. Quindi
Quindi l'obiettivo appunto è avere un plugin da mettere nella welcome page, però magari qualcosa anche da poter utilizzare in separata sede. Quindi qui c'è la nostra classica, mamma mia, quanta CPU che tiene il buon addirittura non mi filtra il tab qua sopra. Ma chi è che tiene tutta questa CPU? Chi è? Siete voi che mi state tenendo? No, aspetta. Ciao, OBS sicuramente. Ah no, è anche il Logic Capture. Ma in effetti io potrei fare una cosa. Questo web helper, ma quanti processi si è creato questo? Allora, siccome qui, come dire, vai a dettagli, la cam mi potrebbe, madonna, cioè è una roba, andrò più a scatti magari, ma non lo so, però mi sta tenendo tutta la CPU, che roba è, non è possibile un'occupazione di CPU di questo tipo. Tiriamo su un pochino anche Delphi, così adesso ogni cosa che, se per caso Delphi mi va in crash, mi terrà tutta la CPU. Ok, non cambia nulla. E Logic Capture è praticamente è l'applicazione che sto usando, che mi fa vedere in cam, perché non funziona la cam su OBS. In effetti potrei anche eliminarmi, quindi potrei anche fare lo sgobbo di togliermi e spegnere la cam, perché siccome non mi funziona la cam, infatti sono partito un po' in ritardo con la live, ho detto attivo un'applicazione che funziona e poi catturo lo schermo e così mi si riesce a vedere in cam. Però effettivamente sta tenendo troppa cam, quasi quasi mi metterei così e poi lo vado magari a chiudere e tanto poi la mia faccia, vediamo se adesso sì che, ah, perché ha questo effetto collaterale di alterarmi il focus, siccome usa la grafica di rallentarmi tutti i programmi. Ecco, così spengo la cam e tutto al più. Mi dovrò solo ricordare quando torno in opening di riapparire, oppure mi preparo un fantoccio. Ciao Vision, scusa se non mi mostro stasera, ma la cam ha dei problemi e ho pensato di catturare il software di videocattura a sua volta, quindi siamo in una virtualizzazione del virtuale, fantastico. Però la CPU non ce la fa più e quindi mi sta scaldando. Allora andiamo a salvare il mio, chiamiamolo File Explorer, perché ho una fantasia spropositata, anzi Explorer, no, non vorrei che Finder, tanto non siamo su Mac, quindi allora, questa è la nostra Forms Main, ok, quindi salvami anche quello, ok, Finder. Tanto questo è progetto pilota, l'obiettivo, sì, no, non mi preoccupo per la cam, perché tanto alla fine, cioè secondo me è più bello per una questione di così, di esposizione, ma in questo caso, però c'ho il vantaggio che così mi posso scaccolare liberamente senza il problema di farlo in live. No, però quel programma lì tiene una quantità di CPU che è una roba spropositata. Allora, quindi abbiamo la nostra form, l'abbiamo chiamata main form, yes, abbiamo salvato. Quindi ci metterei qui, la facciamo anche più grande volendo, ci schiafferei un bel button
Jenson Button. No, quello era il pilota di Formula 1, che non c'entra niente. Vinse con la Brown GP quando Ross Brown si comprò la Honda, quella sarebbe il mio socio che è esperto di Formula 1. Io la mia memoria inizia a farci lec. Allora, facciamo un bel find. Poi io farei, anzi, magari più piccolino, e poi ci mettiamo una casella. Stavo per scrivere text box, perché tutto il giorno che faccio manutenzione su un'applicazione legacy fatta con sp.net e una roba ok. Allora, gli attacchiamo il coso, qui ci mettiamo il path, ci metteremo, quindi questo lo chiamiamo path edit per una sterlina, esatto, il prezzo politico qua che al sesto Gran Premio erano praticamente già vincitori, ma no, al sesto forse no, però c'era talmente tanto smaccato. Allora, potrei combinare un danno che sto aprendo l'acqua gassata e mi spiace che non possiate vedermi bene in cam. Acqua gassata a Gaganella. L'ho presa dal distributore pubblico, però non so cosa aveva questa volta, ma era particolarmente effervescente. Sono esplose due bottiglie mentre portavo a casa, forse ho preso più una buca in più, non lo so. Allora, qui ci predisponiamo in questo modo, ok. Poi io brutalmente, ah no, abbiamo detto che usavamo la control list, la T control list, questo fantastico controllo nuovo che virtualizza graficamente tutti. Tanto millantato fu, e dove io qui dentro metterei i risultati, ok. In che modo? In questo modo. Intanto avete un'altezza, mettiamo una label magari. Chiaramente una list box sarebbe molto più intelligente, però vabbè. In realtà voglio poi metterci un pulsante, voglio metterci magari delle icone, quindi voglio già partire. La label non è trasparente già di... Ah sì, aveva solo... Chiaramente se la linea al client, però si aggancia, si attacca... Ah no, occupa il suo spazio, quindi perfetto. Perfetto, così. Allora, qui la chiamiamo path, anzi facciamo entry path label. Ok, ci lascia anche il testo, che non è un problema. L'unica cosa, world wrap a false va bene. Layout verticale center, grazie, così rimane. E poi per il momento riduco solo un po' le dimensioni del controllo degli elementi, così vediamo. Quindi qui la chiamiamo entry list, le entry sono tutti i file che troviamo. Molto molto bene. E ok, quindi fin qui che semo. Quindi qua andiamo a mettere il path, abbiamo detto, qui facciamo il find. Quindi qui facciamo il find. All'inizio direi che non sto a preoccuparmi del trading, quindi l'applicazione sembrerà bloccata, però intanto mi concentro sull'algoritmo. E poi vediamo se da lì riusciamo a tirar fuori delle informazioni in modo da, come dire, riuscire a pilotare qualcosa in background, perché l'obiettivo era anche vedere un po' la parte di trading, vedere un po' di cose di questo tipo. No,
cioè da qui partire e creare la base sia per farsi un plugin, per farsi un toolettino, qualcosa che può essere utile, qualcosa che può essere migliorabile in termini di performance, eccetera eccetera. Ok, allora vado a farmi add new unit, perché vorrei separarla, e questa la chiamo finder, facciamo core, non posso mica chiamarlo ancora finder un'altra volta, lo chiamo find core, tanto mettiamo la logica tutta qua dentro come si fa alla brutale, poi ci pensiamo, come si dice, rifattorizziamo alla bisogno. Quindi type, facciamo una classettina di file finder, lo chiamo perché non ho fantasia e non voglio pensarci ora. Ci metteremo un metodo public, al momento non voglio neanche class function, così abbiamo una lista, una lista di entry. Quindi facciamo già un, me la gioco semplice, un entry con il path, e poi cosa facciamo, mettiamoci anche un title che può essere diverso, ci mettiamo il nome del file, magari qualcosa del genere. Class function, facciamo una class function che ci fa, che ci va a fare un search, oppure un execute su un qualche percorso tipo root path string, e ci tira fuori un array di file entry. Ok, non voglio usare la get files di IoTils, perché quella lo so che gli do tutte le directory e me le, perché quella accetta anche un'opzione, a meno che tu non dicessi per il codice, cioè guardare dentro l'implementazione, quello potremmo guardarlo, vediamo come è fatto, quella potrebbe essere una buona idea. Però sì, quello, cioè, è la funzione che uso, come dire, più spesso, ovviamente, quindi di directory get files, questa immagino dicessi file get files, ah è qua, get files, get check, get, do get files, prima o poi farà il get file pre callback, madonna se complicata, però tutto sommato mi dà un array dinamico di stringhe che sono i path, al predicate un anonymous method, vediamo come funziona, però c'è questo walkthrough directory che secondo me immagino sarà mai ricorsiva, sì. Alla fine poi fa un find first, quindi fa tutto quello che fa l'altra fondamentalmente, quindi questa l'hanno creata per scimmiottare un po' i metodi che ci sono in .NET dove c'è una cosa del genere. Ecco, io volevo vedere un'implementazione fatta diversamente che usa find first, find close eccetera, però non ho guardato in realtà. Ora che mi ci fai pensare, c'è questa file system entries che in realtà dovrebbe essere, ah, questo file da filter, quindi questo che dicevi probabilmente, però è privata, mi sa private questa qua. Ma non c'è una get files con il callback? È impossibile, dai. A parte che qui c'è la get directories. Vabbè, get files include tutto. Ah no, c'è il filter. Sì, c'è già il filter predicate. Quindi
No, vedo che alla fine fa più o meno la stessa cosa. Beh, adesso lo porto in auge un attimo, che volevo vedere questa implementazione che invece è iterativa. Non recursive solution, che è questa trovata su Stack Overflow. Probabilmente cosa fa? Lui dice parto da una, sì, da una folder e scandaglia il contenuto. Si fa un array di stringhe. Ah, ok, cioè alla last aggiunge roba finché non le ha collezionate tutte, quindi. Questo può essere interessante, eh? Questo può essere che mi garbi. Sarei quasi curioso di provarla in diretta, però mi piacerebbe sviscerarla per capire cosa fa. Secondo me lui censisce tutte le cartelle, ogni volta che ne trova una ne aggiunge. E finché non le ha, come dire, scansionate tutte, immagino che le andrà anche a togliere dall'array in un secondo momento. No, guarda la last. Ah, prima fa il giro delle cartelle. Quindi in ogni cartella lui cosa fa? La prende, la mette come ultima e dopodiché, riparte da quella cartella lì. Ah, veramente find docs. Interessante che c'è già il filtro, vabbè, quello mi piacerebbe analizzare un attimo per vedere, più che altro bisognerebbe capire quale è più efficiente tra queste e quella che è incorporata in Delphi, perché forse potrebbe anche essere più interessante. Tanto poi a basso livello siamo sempre poi sull'API di Windows, non è che cambi. È anche vero che questa però non potrei, forse non potrei portarla. Anzi, senza il forse, perché nel momento in cui io faccio questo doGet files, cioè questo walkthrough, però strano questo find first. Ah, ok, hanno reso diciamo cross platform la find first, quindi infatti dicevo scusa ma quella la uso anche in, beh, perfetto, perché vuol dire che se io uso find first, se io uso comunque queste funzioni, non sono direttamente quelle di Windows, ma c'è un wrapper e fondamentalmente rimane cross-platform. Perché vedo che ci sono entrambe le alternative. Ma che frega, devo diventare un plugin per Delphi, quindi deve essere per forza per Windows al momento, per cui dai, provo questa implementazione così. Ok, quindi abbiamo questo path. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è creare quell'array di folders, che è un array di stringhe. Ok, quindi come minimo dentro c'è un elemento, la lunghezza parte da 1, perché? Perché c'è dentro root path, quindi almeno un elemento, e l'elemento 0 diventa il path di partenza. Quindi
Poi lui dice, finché io ho... Finché io ho elementi i due punti uguali a zero, qui cosa sta facendo? Ok, ho la i che sta sotto la lunghezza, quindi i va da 0 a count meno, alla lunghezza meno 1, count meno 1. Perché non ha usato una list? Sto cercando di capire. La lista ce l'ha un last? Ma fammi vedere, andiamo a vedere Ok, questa list generico ovviamente. Methods last c'è. E così possiamo, tanto è un set length, quindi un array dinamico. Io uso la lista. Che si legge anche meglio. Poi dopo scoprirò che rimango fregato. Dello streamer o se ho qualche altro problema. Sto facendo quel criceto. Sono messo le cuffie perché se continua a squittire allora è un problema di
è un problema di OBS che non avrebbe mai dovuto essere aggiornato. Adesso va bene, allora boh, forse non lo so, ormai stasera succede di tutto. Ok, si sente bene, grazie. La cam e il microfono, che cazzo succede? Vabbè, vabbè, infatti la mia fida cuffia, devo tenermi la mia fida cuffia. Allora, quindi dobbiamo andare, allora var, dobbiamo prendere la folder corrente, o meglio la folder di index, che quindi parte da zero. Quindi facciamo una current folder, o anzi folder, adesso poi deciderò i nomi delle, sono i fantasmi, no, per l'amor di Dio. Include trailing backslash, che è una funzione stravecchia. C'è nulla di più nuovo? Path manipulation routines. Secondo me anche il path ha un... Ma perché la find first ha bisogno del backslash, no? Probabilmente lo mette perché poi deve andare a comporre il percorso con quelle che trova nelle cartelle inferiori, quindi no, va bene, continuiamo a usare la roba standard. Non era questa, include training. Ah, ok, esatto, ok, questa qui, e dentro ci mettiamo quella. Maurizio, non stavo più guardando lo schermo. Hola, ben trovato. Stavo per dire prima, per cosa si può usare path combine? Infatti stavo cercando di capire se poi potevo usare path combine. Stavo dicendo prima che c'è la live di Imbarcadero da 6 ore. Io ho detto no, 6 ore non le posso reggere. 4 ore con Maurizio le possiamo fare, ma 6 ore di Imbarcadero. Come vai, hai risolto i tuoi problemi con le interfacce? Allora, ho deciso che non faccio quella cosa lì, perché faccio il combine dopo, perché sicuramente mi fa mettere lo slash, perché poi vuol fare il... Allora, lui fa, aumenta l'indice come prima cosa, che vabbè, sarà un po' pericoloso, ma if find first, quindi inizia a fare la find first di se la salva. Ok, comunque dobbiamo salvarla in ogni caso. Facciamo che la salviamo e basta. L folder path. Folders di non di zero, di index. Ok, così ce l'abbiamo. Non ho capito perché incrementa subito il... perché forse dopo c'è l'if, quindi... Allora, lui dice... Ah, ho capito, perché fa la find qui dentro. Adesso sto lavorando sui criteri OR, multilivello complesso, e sembra anche funzionare. Allora, compila, se compila... Compila, quindi va, quindi giustamente... Mica come OBS che non funziona neanche compilato. Cercavo di creare un esempio con che mi sono riuscito a coprirmi lo schermo della con casi strani, attenzione. Roba tipo casi strani, basta che non siano patologici. Allora, tpath combine, che mi piace di più invece che quel cazzo di
Allora, system, che bello poter dire anche le parolacce così in maniera poco professionale, no vabbè. Allora, facciamo folder path e poi ci mettiamo asterisco punto asterisco perché vogliamo tutto. E io che cerco di creare esempi, appunto, no. Vabbè, gli esempi si servono per capire, però che vada. Allora, file attribute directory e poi ci vuole il famoso search rec di tipo search rec l search rec if find, c'è una parentesi in più, uguale a 0. String and integer. Ah, che diavolo ho fatto. Ecco perché c'era una parentesi di troppo, ok. Quindi qui non manco compila qui, per cui qui c'è un repeat addirittura. Non so quanto tempo è che usavo un repeat. E poi dice until find next di search rec non è diverso da 0. Ok, quindi sta cercando roba qui dentro nel folder path. Sto prendendo codice già scritto ma che voglio cambiare, e quindi tipo qui c'è un not or, quindi io, anche se non piace al buon Fabio Codebue, io i continui break li uso, quindi non voglio fare un if con tre condizioni per entrarci dentro, ma voglio escludere quindi name, il punto, then continue, giusto? Sì. Continuo, però spero mi passi dall'until. Questo è interessante, eh? Bisognerebbe che l'until non lo uso praticamente mai. Proceed to the next iteration for while repeat statements. Questo dobbiamo controllarlo, perché secondo me mi torna all'inizio, però non mi fa la validazione del... non mi passa dall'until. Vabbè, faremo un ciclo infinito, che problema c'è? No, salta in testa, infatti, anche perché c'è una freccia in su. Quindi, in realtà, until find next... Dobbiamo fare il controllo in testa, mi viene da dire. Chiaro, sai che a momenti cancello tutto, uso la utils. Che ripensarlo non è così comodo. Vabbè, riproviamoci. Qui potrei fare un while, allora potrei fare così, un while true, ovviamente avrà delle condizioni di uscita, if not find next, anzi if finché questo non è diverso da 0. Quindi nel caso in cui sia uguale a 0 si esce. No, finché è diverso da 0. No, salta in testa, esce dal repeat. Non ho capito se salta in testa o esce dal repeat. Vabbè,
Lo facciamo così che siamo sicuri, quindi finché non è diverso da 0, quindi quando è uguale a 0 il ciclo si interrompe, no? Quindi qui potrei dire se è uguale a 0 then break. All'interno controllo questo, controllo che non sia il punto punto, ok, quindi se supero queste condizioni mi serve l'ultima folder, length di folders, poi fa un set length, quindi trova l'ultimo indice, aumenta di 1 la lunghezza e aggiunge un folder in coda. Quindi nel mio caso, che non ho usato un array, teoricamente, cioè il codice sarebbe una roba tipo questo, cioè prende la lunghezza dell'array, trova il successivo, cioè incrementa di 1 last senza cambiargli il valore, e quindi ridimensiona l'array, e in folder last, che a questo punto va in fondo, mette folder più il name. Quindi in poche parole sta facendo una cosa del tipo lfolders add tpath combine di lfolderpath con lsearchrec name, ovvero metti in coda la lista, le directory. Ah, ho capito, lui quindi cosa fa? Sì, esatto, praticamente cioè prendi un array e trovi là un indice basante sulla lunghezza, quindi l'indice ma sarebbe fuori, però la incrementi di 1 e vai in fondo, aggiungi un elemento, facciamo un add sulla lista e siamo a posto. Infatti non sembra così vecchio questo codice, non capisco come mai abbia usato... Beh, 2011 effettivamente è abbastanza vecchiotto, probabilmente, però così mi sembra quantomeno più leggibile. Tanto l'add della lista sarà la gestione di un array, dove se il size è più... c'è un internal add, esatto, che fa un grow di più 1 e va a mettere in fondo l'elemento, quindi grosso modo... uno dice ok, allora potevi usare anche directory get file, c'è vero, però o get directories, però mi piaceva questa implementazione un po' fricchettona. L'unica cosa, arrivati qui, però non bisogna farla find close, dopo ogni find next. Ah, ma lui probabilmente... lui dice... ah, aspetta che vado a vedere la find first. Più che altro il valore di ritorno mi... cosa restituisce find first? Alloca le risorse di memoria che devono essere lasciate con la find close. Ah, ok. La find first alloca. La find next riutilizza, quindi in realtà questa non consuma, non alloca risorse, ma tira fuori l'elemento successivo, giustamente. Quindi bisogna fare la find close. Ecco, qui ad esempio non ce l'ha sul try finally, non capisco il perché. Perché dal momento in cui facciamo questo if find first, se è uguale a 0, ma... scusa, se è uguale a 0, se c'è directory find first result is return in dev parameter find first è un 0 if a file was successfully located. Ah, quindi lo 0 dice
Zero dice che il file l'ha trovato, altrimenti un error code. Ok. Quindi la condizione che ho scritto io è sbagliata, perfetto. Quindi no, è giusto, cioè se è uguale a 0, allora facciamo il nostro ciclo, però qui dentro dobbiamo fare questo. Dobbiamo essere bravini a fare la find close di search rec. Ok, infatti l'antile è diverso da 0. Infatti qui if find next uguale a 0 break, no, se è diverso da 0 mi interrompo. Se è 0 vuol dire che ho trovato qualcosa. Spero che la find next usi lo stesso principio, perché 0 è successful, otherwise error code. Che immagino poi l'error code potrebbe anche essere non trovo nient'altro, quindi code examples find first until diverso da 0 finché non è 0, quando è 0 zero... no, però scusa, io non capisco. Oh no, è giusto. È giusto perché quando è diverso da 0 esce. Lo a 0 lo associo a questa cosa di errore, quindi mentre finché è uguale a 0, quindi diciamo traducendolo in un while, finché è 0 ci siamo, quindi ok. Va bene, va bene. Ok. Funzionerà mai, però. Quindi lui dice: mi faccio prima una lista di tutte le cartelle. Ok, ma come vai sotto alle cartelle? Finché 0 rimane nel ciclo. Esatto, adesso sta funzionando bene. Quindi, scusate, sto sputando un polmone. Quindi, giustamente, molto giustamente, l'altra cosa da fare è capire. Però il dubbio che mi viene è, ok, lui trova tutte le cartelle all'interno, ma dopo devi andare sotto anche nelle cartelle, giusto? Ah, ma questo fa solo una cartella. Infatti mi chiedevo, ma come fai a fare find first folder più search name cioè fa solo un livello, quindi scusa, ma con un livello non ho neanche bisogno di essere ricorsivo, quindi aspetta che leggo bene cosa c'è scritto. Che sembra che occupi molta memoria perché uso un dynamic array. Il metodo ricorsivo fa un po' lo stesso perché c'è una, vabbè, per la ricorsione sullo stack, ok. Check for speed, just as fast. Questo metodo dice to remember that you can also use a string list, but I like dynamic arrays, ok. Ok. Can't reuse in password file logic. Ma this code does not work. Will not return directory only. Tira fuori anche i file. Secondo me questa roba. Infatti dovresti prendere la tlist e riciclare l'index 1 sull'index. Ah, è giusto perché c'è il ciclo esterno. È vero, è vero.
È giusto, perché io non ho solo questo, ok, no, sono scemo. Perché lui dice, ok, qui ci predisponiamo, cioè partiamo da un path, esatto, ci predisponiamo per trovare già i successivi. Quindi se qui non viene aggiunta nessuna cartella, fondamentalmente l'index rimane fermo. Cioè l'index viene incrementato, però se non aggiungiamo cartelle supera il count ed esce. Man mano che aggiungiamo cartelle, l'index rimane sempre indietro. Quindi pian pianino, ok, cioè ogni cartella che facciamo, le cartelle che troviamo le mettiamo in coda, e se ne troviamo altre accodiamo ancora e le mettiamo sempre dopo quella che stiamo guardando. Quindi in poche parole, ad ogni giro incrementiamo l'index per andare alla successiva finché non siamo arrivati in fondo alla lista e non abbiamo più nulla. Quindi è giusto. No, per un attimo mi è venuto un colpo, ho detto scusa, no? Cioè fai un livello e basta, mi sono dimenticato che c'è il ciclo giustamente che va sulle cartelle. Quindi giustamente che anche qui si poteva fare, vabbè, per non fare meno uno, ok, perfetto, ok. Quindi qui c'è la close, quindi in realtà questo find first, no, va bene, fa tante find first, find close, queste però forse vanno fatte lo stesso, perché se tu in ogni directory cerchi file, anche l'altra poi probabilmente farà questo, ma leggevo qua, will not return directory only, the attribute parameter specify the special file to include in addition to all normal files. No, excuse, come diceva qualcosa. Sì, grazie. Torniamo qui nella... attribute identify directory. Attributes can be combined. Quindi lui dice trovi, oltre a questo trovi anche altra roba. Ma no, dovrebbe trovare solo i directory se gli chiede directory. Oppure directory è un include directory oltre gli altri file. Non lo so, adesso lo vedremo. In ogni caso, quindi nessun altro ha fatto questo commento, quindi ok, quindi c'è il secondo gruppo di find first. Ok, quindi qui aggiungiamo in coda le directory, mentre il quindi dentro sempre questo while, dentro questo if, ogni while ha il suo because. Ok, facciamo un altro find first, perché andiamo a pescarci di nuovo nel combine la nostra folder path corrente, giusto? Perché questo rimane sempre quello attuale. Di nuovo con... mettendo però, oltre a questo, la mask asterisco punto di proj. Qui in realtà vediamo quello che c'è da fare. Qui lui dice trovo any file, quindi con tutti gli attributi tranne le directory. Perfetto. Il search lo possiamo riutilizzare perché abbiamo fatto prima una close.
Se è uguale a 0 vuol dire che abbiamo risultati e quindi possiamo entrare. E quindi la find first è andata a buon fine, quindi dobbiamo fare una close per rilasciare ok. Quindi qui andremo a fare una roba come quella di prima, while true begin. Stavo pensando però che qui ho cannato, perché sto facendo una find next prima del tempo. Mi perdo un risultato perché questo lo devo utilizzare. Allora, facciamola così. Facciamola in questo modo. Faccio veramente prima invertire gli if, perché mi sembra un po' inutile in un certo senso. Se no, ragioniamo sull'error code. L-error punto uguale a 0 while error uguale a 0 do begin end. No, questa è una spina. È una spinata. Allora, facciamo così. Fatemi ragionare. Fatemi trovare il modo per fare scrivere il codice ancora peggiore di quanto già non sia. Che ce la posso fare. Allora, facciamo così. Ok. Poi facciamo un while true do begin end. Allora, if first uguale a 0, if first, vabbè, tanto qui potremmo anche uscire direttamente. Ovvero potremmo dire, effettivamente ci stava l'error a 0, quindi se siamo al primo giro dobbiamo fare il find first oppure fare il find next. Che parametri piglia il find? Prende solo questo. Questo dobbiamo portarlo su. Allora, if first, l first, scusate, partiamo così, altrimenti partiamo, facciamo questo, l first false,
oppure lo confiniamo qui. Mettiamo anche questo. If error, però c'è anche la close che ha i suoi problemi. No, dai, diventa solo troppo più complicato. Diventa inutilmente complicato, effettivamente. Ho eliminato troppo. Anche perché dobbiamo rifarlo pure sotto, quindi... Poi alla fine, siccome non abbiamo altre cose da fare, oltre a fare quell'add, direi al momento... and search name diverso da ho usato il not, fatto not dell'or, not dell'or non è land. Ma sì, ma il diverso ce l'abbiamo in Delphi, non è... Adesso va bene tutto. Quindi questo dobbiamo spostarlo. Allora, essendo che siamo già entrati, se abbiamo questa situazione, aggiungiamo il coso. Se troviamo, se non troviamo altri elementi, usciamo, altrimenti tornando su, elabora il nuovo baracchino. Ok. La nuova cartella, perfetto. Allora adesso direi che andiamo già meglio. Questo dovremmo replicarlo qui sotto, però allora, questi non dovrebbero presentarsi, quindi noi cosa andiamo ad aggiungere? Ah, dobbiamo fare, dobbiamo farci anche la t-list, tra l'altro qui l'ho creata così. C'è effettivamente un vantaggio la t-list, che non dobbiamo fare la free, cioè l'array, intendevo dire, che non dobbiamo fare la free. Però vabbè, allora tutta questa roba qui, perché effettivamente effettivamente dobbiamo aggiungere. Allora, qui nella finally facciamo un bel folders free. Poi la cosa che andiamo a fare è questa, var lcount uguale a 0. Quindi qui dobbiamo questo non dovrebbe servire, dobbiamo fare un lcount, incrementare lcount, fare un setLength di result lcount e poi scrivere result di lcount meno 1 o il famoso pred 2 punti uguale tpath combine folder path, troviamo il folder path con
combiniamo folder path con il search rec.name. Che c'ha? Perché non... Ah, string. Ah, mortacci. Beh, vabbè. Qui facciamo un bel constructor create const title string. Ah, forse è meglio prima il... Beh, vabbè. Posso anche abbreviare. A path di tipo string. Ok, fammi a implementare questo title uguale e title path uguale e path. Quindi qui in realtà cosa andiamo a fare? Andiamo a fare t file entry create. Per il title usiamo search rec.name, mentre per il path usiamo sta roba qui. Compila ma non andrà mai a discapito di quanto, come dire, menzioniamo nel canale. Secondo me non potrà mai funzionare. C'è il find close. Ok, quindi va bene. Ok, a questo punto lo proverei. Metterei qui, so vi aiuto, la screen più cam è sparito. Ah, perché mi manca il software, il Logitech Capture. Vediamo se riparte. Momento, porta pazienza. Partirà mai. Non mi sembra molto tonico. Ah, è ripartito, ma è sparito l'ospite. Volevo presentarvi un ospite ma mi ha abbandonato, quindi niente da fare. Allora, torniamo a noi. Ho fatto prima lui andare via che il programma ad avviarsi. Non schiacciare quell'erba lì, la schiacci tutta. L'erba gatta si mangia, non si schiaccia. Niente, non mi caga il gatto. Dicevamo, allora, quindi mettiamo un path dove c'è della bella pasturona, come direbbe. Allora, qui ci sono un po' di progetti open source, Delphi, dei file di progetti, ci saranno senz'altro. Ammetto che ho fatto un hardcoded l'estensione dentro il... Ok, mettiamolo così, partiamo già pronti. Ok, nel momento in cui vado a fare un find,
Devo ancora visualizzare tutto, quindi, però vabbè, intanto partiamo con le cose semplici. Finder Core, andiamo a chiamare la, come che l'ho chiamato, la mia T-File Finder Execute con il percorso che trova nel testo della edit. Ok, e ciccio, dobbiamo trovare anche entries uguale questa roba qui. La control list come funziona col live binding, se non mi ricordo, entry list punto item index, item count. Ah, è vero, no, ci vuole il draw item. Mortacci. Beh, no, ci sta, dai, è abbastanza... Forse non è così complicato, ci teniamo una lista di un bel array delle nostre file entry, quindi a questo punto questo dobbiamo... Dobbiamo aggiungerlo qui. Ok, così possiamo fare un array di file entry. Ok, quindi qui quando faccio il find button entries, e cosa dico? Dico alla mia path, no, entry list, il mio control list, che deve andare a disegnare item count questo numero di entry. Metti che sono uguali a prima, non so se dobbiamo fare un refresh o qualcosa del genere, oppure potremmo pensare di fare un qualcosa del tipo partiamo da zero e poi lo riassegniamo. Dovrei andare a vedere, andiamo a vedere se c'è qualche esempietto o qualcosa. Allora, high performance virtualized controller for very long list using VCL track. Fantastico, bellissimo. Pagina raggiungibile. Methods. Clear selection. Select all sono i nuovi. Item count. No, non c'è un... Non mi sembra ci sia qualcosa di... Questo dobbiamo... Cosa punta a Doc Wiki Embarcadero? Secondo me in realtà non mi lascia accedere perché devo dare. Comunque non c'è problema. Non c'è problema. Wiki Embarcadero. C'avevo anche un link in realtà, però vabbè. Anzi, cerchiamo qui. Control list, così facciamo le cose fatte bene. Ok, questa è la caption, questa è la, quindi item color. Ah, c'è anche già direttamente un colore, la larghezza, i margini, column layout. Questo componente sta diventando più complesso del... Ok, ma se voglio fare un refresh, basta che gli do un invalidate? Secondo me sì, perché è un graphic control fondamentalmente, quindi... Ecco, il problema è che non posso tabbarlo. Uè, ciao Fiobit, ben arrivato. Facciamo subito a sorpresa. Beh, bellissima l'icona Fiobit. Andate a seguire Fiobit che porta
retro gaming. Anche se l'altra sera c'era un gioco che mi sembrava un pochino evoluto, era molto molto carico per essere ok, qui ci stiamo scegliendo il modo più complicato per fare una ricerca di file. No, allora dovrebbe bastare fare un, perché ho voluto farla non ricorsiva, non ho voluto usare le funzioni già incluse in Delphi, insomma voglio, come sempre voglio, mi voglio complicare la vita. Dobbiamo intercettare gli eventi chiave di questo bel controllino nuovo che promette, quindi devo fare sul before, sì, before draw item. Ok, quindi qui devo andare a prendere il controllo tipo la label, che è esattamente l'esempio tratto che fa lui. Quindi entry path label punto caption è uguale a, prendiamo le nostre entry di file system, andiamo sulla iesima e tiriamo fuori il path per il momento. Quindi poi dopo magari ne mettiamo due, mettiamo il titolo e... Ok, sarei quasi tentato di lanciarlo così secco, brutale, e vedere cosa succede. Beh, ha già prodotto, c'è qualcosa che tocca nel... c'è qualcosa che mi sta confondendo, scusa, eh? Ma sta cambiando l'ordinamento o sembra a me? Allora, dal fondo li vedo giusti, però il primo non è corretto. Neo, allora, showcase. Il primo non viene mica riaggiornato, non mi sembra che funzioni proprio benissimo, eh? Ah, però aspetta. Che lo state cosa mi dice? Honor draw state. Selected, default, focused. Vabbè, ok, questo è... Scusate, ma devo andare a prendere mia moglie al lavoro. La miseria. Alle 11:30. Ciao Maurizio, grazie del passaggio. Tanto poi a breve ci vedremo, perché sto per venire in ferie. Ciao Maurizio. No, la faccenda mi puzza. Ma è una puzza che non mi piace. Bud Spencer diceva: ma è una puzza che mi piace, quando sentiva gli hanno fatto il propostone e vedeva i soldi. Quindi on before draw item on item content, siamo sicuri che of the set properties with special property the selection at the same time this is special dialogue selection. È vero che c'hai preset questo controllo, cioè che ti fa la cosa così, che selezioni il you use arrows at the top to pick the configuration bla bla bla. The item you design is replicated virtually with the item count. Ok, però c'è qualcosa che mi... Allora, la ricerca è andata a buon fine, ok. C'è qualcosa che mi continua a lasciarmi perplesso, quindi facciamo un test un attimino. Label, come fa lui?
call to string, fatto così, ok. Quindi compiliamo, già compilato, run. Faccio una find che dovrebbe tirar fuori. Ah, vedi che c'hai tu il glitch. Qui ho sbagliato qualcosa, ma che se clicco mi dà 21? Sono basito, però facciamo una cosa. Potrei essere che mi sono dimenticato qualcosa io, eh. Però nei sample dovrebbe esserci qualcosina sulla control list. Se noi andiamo, no, perché io l'ho già usata, però non mi sembrava che avesse problemi di questo tipo, anzi. Object Pascal, VCL, control list, non c'è niente. No, quindi data c'è, deve essere qua sotto. Live bindings, no. Sarà sotto la VCL, immagino. Search split view title bar T-reg. Ah, questa è una roba curiosa. T-new control list button component. Lista delle proprietà, ok. On after draw. On after draw. Questa cosa mi secca, come diceva la cacca al sole. Va, eppure Embarcadero RAD Studio Samples Code Samples dovrebbe esserci su GitHub. Esatto, nei repository. Alla Studio 11 Demos. Dove c'è qualcosa di più? No, sembra che ci sia addirittura qualcosa di meno. No, no, aspetta, non sponsor tutto. Relative panel, search box, split view. C'è la title bar, c'è un CRM demo, c'è la demo, si usa la control list, si potrebbe dare un'occhiatina. Ma neanche. Delphi sample. Qui direi che era già dato per assodato, quindi before draw item. Non è che ho sbagliato
Allora, diciamo una cosa. Il controllo lo gestisco io, quindi. Sono molto molto sono molto molto perplesso. Su questa cosa qui. E non me la spiego. Perché scrive 21? Cioè, fa tutto un mischione. Partiamo dal template. Yes. Non vorrei che il problema fosse nella label, che magari ha delle cose entry path label. No, è indipendente dal label. Però solo sul click mi fa questa roba qui. Questo è molto strano. Questo è very very strano. Ah, ma sono sull'afterdraw. Perché? Perché non mi sparo, mi dà una bastonata. Prima secondo me mi recuperava degli elementi grafici oppure lasciava banalmente il controllo precedente. Ok, adesso ci siamo. E però avendo fatto l'after andavo io a cambiare di nuovo la label e quindi mi veniva 21 perché lì ci veniva cioè ci veniva la label in un altro contesto con l'ultimo indice che aveva, cioè ci veniva della confusione. Eppure ho controllato due volte, quindi ok, adesso dovrebbe essere ok. Vabbè, il componente l'avevo già usato, se è così cioè te ne accorgi subito. Ok, adesso sembra già più stabile ed essendo che i valori vanno su l'uno dopo l'altro. Ce l'abbiamo fatta. Ma quindi quanta roba ha tirato giù? Dov'è? Come faccio a vedere? Ci metto un'altra labelina qua sotto. Anzi, andiamo a metterci una status bar. Andiamo col simple panel, così siamo. La chiamiamo status bar, che è molto. E facciamo questa cosa qui,
andiamo a metterci status bar, bar simple text uguale numero file e directory, però anche no, prendo solo i file ovviamente, perché il filtro, la parte l'abbiamo fatta solo sull'ultimo, quindi format, qui metti il numero, qui ci scriviamo, no, usiamo questo in lettura, tanto così abbiamo anche un'idea del 781 file scansionati in n cartelle, già un buon numero di progetti, quindi in realtà poi dipende un po' dall'alberatura, però chiaro che adesso aprirne uno di questi e andare a leggere le varie operazioni è un altro paio di maniche, però sono convinto che se li mettessimo in una list box saremmo già molto più lenti, perché questo sta scrivendo solo gli elementi visibili, quindi dato il count ci imposta la dimensione della scroll bar, e mentre noi scrolliamo lui ci fa vedere un po' tutte le varie cosine, quindi i vari progetti che ha trovato. L'ideale sarebbe, cioè ad esempio qui si potrebbe mettere un bel copia, si potrebbe mettere apri con esplora risorse, come dire, potremmo iniziare a lavorarci sopra per fare qualcosa con questi file. Una cosa che potremmo fare sicuramente è andare a, come dire, a vedere se ci sono, aprirne uno e sgrufolare, tipo vado su Horse qui, dov'è che c'è un bel file di progetto, ho preso l'unico progetto senza file di progetto, Delphi Neon Packages, Delphi Project, Neon Dev Project, lo apro in realtà con Notepad così siamo più, quindi questo è un file che dovremmo aprire XML, dove potremmo recuperare questo come titolo, la project version, e questa iniziare a decodificarla. A seconda di quante platform sono presenti potremmo mettere delle iconcine, potremmo fare un pochino di cose, contrassegnarli come favoriti, fare una cache, andare un po' a tirare fuori da qui tutte quelle che sono le informazioni, alcuni, però aprirli potrebbero essere abbastanza voluminosi, perché comunque dentro inizia a esserci un certo quantitativo di package, potremmo decidere che icona mettere, ci sono un po' di framework type, vabbè quello è perché questo è fatto con MS Build giustamente, quindi potremmo iniziare a lavorarci, trovare il modo di dire apri in Delphi, apri la cartella, copia il percorso del file, quindi iniziare ad aggiungere qui dei pulsantini, mettere magari la label, però l'int come funziona in questo caso? Non posso sfruttare l'int della label, mi sa. Facciamo una prova, perché questo facciamo questa prova qui,
così verifichiamo il title e l'int, poi direi che ce ne andiamo a nanna. Allora, lui tira fuori questa roba qui. Allora, infatti la label viene usata come template da replicare, però dovremmo trovare il modo di fare degli... Vabbè, potremmo mettere anche il percorso direttamente qua sotto e fare un modo di elidarlo, cioè metterci dei puntini. Però, come dire, non... la cosa non mi sconfinfera, perché... E non c'è neanche un evento. C'è un... Vabbè, custom int è un altro discorso, però... Come fare a vedere un int della cosa? Sul mouse over dovremmo fare tutta mano. È un po' un problemino, eh. Su questo ci penseremo. A meno che quando mi fermo su un punto, su un non over, non abbia... Però qui non... c'è un mouse over sulle coordinate. Se riesco a farmi dare qualcosa alle coordinate, potrei anche forse riuscire a implementare qualcosa del genere. Oppure ci metto un controllo tipo un edit che si può... No, l'edit non ci può stare. giusto. È una bella incognita questa. Bisogna vedere se continua ad aver senso questa cosa qui, o c'è modo di risolverla. Però interessante, perché è una cosa che sul control list non avevo ancora sperimentato, la necessità di far vedere un int da quello che c'è all'interno. Però vabbè, magari c'è un workaround e lo scopriremo. Tanto però le directory sembrano funzionare correttamente, quindi proverò sul directory di cui so il path, perché così siamo magari molto più, come dire, molto più precisi, e sono sicuro che l'algoritmo funzioni. Però per il momento diciamo che ci possiamo accontentare così. Ok, riattivo il programmino di prima, così possiamo passare i saluti prima di abbandonare il tutto. Sto pensando, dunque, stasera dove potremmo andare, chi potremmo raidare. I don't know. Immagino non ci saranno grossi suggerimenti. Vediamo se c'è ancora... quanto tempo ci impiega a partire questo programma qui che sta girando per farmi... Ok, dato mi sono messo la bottiglia proprio in mezzo, quindi eccoci qua. Dunque, la prossima settimana giovedì non ci sarò, vedrò se anticipare a mercoledì la live, può essere un'eventualità, perché così andiamo avanti con questo simpatico toolettino, oppure vediamo se fare qualcos'altro. Perché poi, vabbè, non mi piace tediare troppo con dei progetti che vanno troppo alla lunga, come si dice. È sempre più bello vedere cose nuove, però magari inizieremo ad aggiungerci qualcosina in più. Vediamo se portare questo o portare altro. E giovedì ho un impegno e quindi non ci potrò essere, vedrò, probabilmente anticiperò a mercoledì. O magari direttamente lunedì, forse un'altra cosa, non mi ricordo, ci devo pensare bene, vabbè, vedrò di pensarci e vedere un po' quello che succede. Niente, di nuovo come sempre grazie ai presenti, scusate per le vicissitudini della live che ha dato qualche problemino. Andiamo a vedere se qualcuno fa il ride, anche se siamo pochi, però vabbè, ormai
è come dire un po' una prassi consolidata, quindi che ci sta. No, mutami che vedo Layers of Fear. Che cos'è questa roba qui? Non la conosco. Ok, vediamo chi potremmo raidare. Rimanete chiaramente per il raid, che così adesso lo sceglierò in maniera abbastanza veloce. Beh, raggiungiamo Fubit che si è spostato. Ok, grazie di nuovo, quindi buon... Ah no, Fubit è ancora qui, ma quante live sta seguendo alla volta, che volevo fare un raid a un canale e vedi i tuoi messaggi. sei multitasking. Ok, grazie di nuovo, buon weekend a tutti. Il weekend, se qualcuno ci sarà, io sabato andrò al Web Marketing Festival WMF Rimini, finirei fare il bagnetto al mare, quindi con un amico, e quindi se qualcuno è nei paraggi vede questa live, così se mi vuole dire qualcosa ci possiamo beccare, bere qualcosa assieme, fare quattro chiacchiere in tranquillità. Ci sarò solo sabato perché purtroppo gli altri giorni si lavora e non mi è possibile fare di meglio, quindi preparo il raid di nuovo. Grazie a tutti, ci seguite come sempre Telegram per gli aggiornamenti, canale fatto apposta dove metto solo gli annunci delle live, quindi non ci sono altre rotture per le scatole delle scatole, quindi non vi rompe le scatole, oppure sul mio sito, sul calendario. Quindi grazie di nuovo, buon weekend, buonanotte, e partiamo col raid e alla prossima. Ciao a tutti.